Ragazzi, prima di iniziare voglio subito un bel like e cerchiamo di superare per questo video almeno i 300 like. Detto questo ragazzi, vi ricordo anche di recuperare al termine di questo video il video uscito ieri, ovviamente qua sul canale, che riguarda tutto il Luca Comics, ma per appunto anche quello che penso io riguardante Dragon Ball Z Kakarot, perché sì, l'ho provato in anteprima là ed è veramente una figata. Detto questo, buona visione! Io sono Leonas e oggi ragazzuoli andremo a vedere insieme i due nuovissimi ESA, praticamente fatti vedere qui stamattina, anche se sì, le carte già si sapeva da qualche settimana che ci sarebbe stato l'ESA di questi due personaggi, in particolare solo di uno, l'altro si è saputo questa mattina se non vado errato. E comunque ragazzuoli davvero sono veramente carini, ovviamente quello principale in particolare. Quindi ragazzuoli, mi raccomando, voglio subitissimo un bel like. Ovviamente tutti i video precedenti a questo li ritrovate qua sopra nelle schede, tutti i link per seguirmi su tutti gli altri social qua sotto in descrizione. E detto questo, possiamo andare subitissimo su Twitter. Eccoci qua, boys, su Twitter. Allora ragazzi, nuovi ESA annunciate, fatti vedere anche leader e passiva e anche SA di quest'ultimo. Overlash Error STR, uno degli ultimi god leader a parte Vegito, perché manca solo lui all'appello, se non vado errato, anche perché Buan c'è già, Gotenks c'è già, mancherebbe Vegito, Omega e anche il Broly fisico c'è già, quindi assolutamente mancano soltanto Omega e Vegito. Quindi questo è il penultimo ESA dei God Leader, ragazzuoli. Omega, Sharon e poi è stato annunciato anche l'ESA di Beerus e di Beerus STR, ragazzuoli, che anche questo non è bruttissimo, ma è veramente carino. Comunque partiamo ovviamente da quello principale, Omega Sharon. Ragazzi, lo metto qua a schermo, qua ovviamente ho la traduzione che potete ritrovare anche in un qualsiasi gruppo Telegram di news. Partiamo subito. Leader modificata a tutti gli STR, chi più 4 anche per attacco difesa più 100%. Vabbè, questo si legge benissimo anche a schermo. Quindi ci sta come lead, classica lead di ESA God Leader, molto più che altro vedendo tutti i personaggi che ci sono in game con leader anche superiori è un po' inutile. Magari per un player che ha poi PG può tornare utile anche per un Battlefield, ma no, nel senso fino ad un certo punto veramente molto superfluo come leader skill, anzi la maggior parte degli ESA, anzi forse tutti, come leader skill neanche vanno presi in considerazione. Comunque continuiamo con la passiva, tutti i nemici presenti durante la battaglia perdono il 40% di attacco, quindi debuffa tutti gli avversari del 40% all'attacco, quindi tanta robetta. Inoltre all'inizio del turno ha un attacco difesa più 80%, perdonatemi, anche questo è veramente buono. Comunque un personaggio che non arriverà a tankare tantissimo, non arriverà a fare danni abnormi, o perlomeno adesso che stiamo semplicemente leggendo la carta, però comunque è in grado di fare un post dell'uno e un post dell'altro. Ovviamente tutto 80% di difesa non è tantissimo, ma comunque ci sta, ed è comunque una cosa che ci sta in questo personaggio, assolutamente. Inoltre a tutti gli alleati della classe Full Power, chi più 2 e 40% all'attacco. Ragazzi, tanta roba. Un buffer full power chi più 2 40%. Ora questo Omega Sharon è giocabile al 90%. Comunque è un personaggio che nel full power, grazie a questa passiva, ci sta un sacco. È un personaggio che comunque può anche tankicchiare, può anche fare dei bei dannetti. È un personaggio che ora è giocabile. Veramente tanta roba, ragazzuoli. Essa modificata, sfera d'energia negativa estrema, causa danni immensi al nemico e diminuisce pesantemente la difesa. Quindi come possiamo vedere è sia un debuffer sia sulla la difesa sulla special, sia l'attacco con la passiva, è un buffer anche ovviamente per il team. Lui ha un buffer per se stesso 80%, che comunque non è male sulla difesa, ma in particolare anche sull'attacco, perché vi ripeto, può veramente arrivare a fare anche dei bei dannetti non esagerati come altri ESA, ma comunque può veramente fare dei bei dannetti. È un personaggio che secondo me ha ricevuto un buon ESA rispetto anche a tanti altri, ha ricevuto un buon ESA secondo me. Vorrò vederlo ovviamente in game, vorrò testarlo ovviamente in game quando uscirà, e vi ricordo che uscirà il 7, oggi è il 5, quindi il vento, e c'è il mio cane che ha una paura immensa. Comunque è un personaggio che secondo me è tanta robetta, è un personaggio che vorrò provare insieme a voi più che altro, prima di dare un definitivo parere, perché sì, alla fin fine sapete, leggiamo le carte, poi alla fine andiamo in game e cambiamo totalmente parere, e per la maggior parte delle volte è così. Quindi prima di dire ehi,
è OP, voglio andare in game, come sapete, e testarlo insieme a voi. Però adesso, pre carta, quindi pre uscita della carta, soltanto leggendola, mi sembra veramente un buon personaggio che non, diciamo, può fa tante cose, ma non le fa, diciamo, male, ma le fa decentemente tutte, perché è un ottimo buffer, si buffa per se stesso, è comunque nella norma questo buff 80%, debuff attacco e difesa, quindi veramente tanto robetto questo personaggio. Però comunque andiamoci a leggere anche Beerus, ragazzi. Beerus, che adesso vi faccio subitissimo vedere, così almeno a schermo riuscite un attimino anche a tenere il passo sul passiva, special e cose così. Leader skill, a tutti i tech, int e str, chi più 3, anche per attacco e difesa, più 50%. Classica leader, ragazzi, soprattutto 50%, che non ci se ne fa più di niente, neanche per idea. Passiva, a tutti gli alleati della categoria Rival guadagnano chi più 2 attacco e difesa più 30%. Quindi già questo è un carino buff, un buffer carino, che è un carino buffer. È un buffer carino della categoria Rival, comunque chi più 2 e 30% è buonissimo, assolutamente. Inoltre questo PG guadagna un 100% di difesa istantaneo, con un'altra probabilità di ottenere un 200% di attacco immediato. Che è un personaggio che secondo me è carino, carino soprattutto per il fatto che è un buffer. Però la roba del "ehi, può avere attacco, difesa", carino, ma rimane il classico Beerus STR che non giocavamo da un sacco. Quindi è un attimino quello il mio dilemma di questo personaggio. Cioè, noi lo vediamo così, sembra forte a leggerlo 200%, 100%, e poi abbiamo un game e non si sentono minimamente. Perché, vi ho detto, questo personaggio qua, secondo me, o lo usate come buffer o non lo usate manco. Perché non è quel personaggio che deve andare a tankare, non è quel personaggio che deve andare a far danno nel suo team, ma anche in altri team dove può giocare senza contando il buff in passiva. Capite bene che c'è tanto di meglio. Cioè, non andrei a giocare questo ESA nel team dove può rientrare. Quindi, a parte la roba del buffer rival, però capite un attimino che è un po' inutile, secondo me, è come personaggio un po' inutile, è migliorato, ma rimane secondo me il Beerus STR che era prima dell'ESA, cioè inutile e il tech superiore. Ecco, andiamoci a vedere un attimino più che altro solo per Omega Sharon, capite un attimino che è il personaggio che secondo me è veramente più forte tra i due. Un ESA è sicuramente vale la pena fare rispetto a Beerus, che è finito ad un certo punto, Beerus, diciamoci la verità. Ed ecco, ragazzi, il team full power, un team che secondo me è il team piccato della categoria full power. Secondo me ci sta veramente un sacco, ovviamente sono nel global, ci sta veramente un sacco come personaggio. Un buffer che secondo me, ecco, non è indispensabile per questo team, perché ha veramente tanti personaggi veramente buoni, il full power. Però ecco, è quel personaggio che se vuoi un buff ulteriore ce lo devi mettere, perché inoltre, ragazzi, 40% all'attacco e chi più 2 in questo team fa veramente veramente comodo. Quindi secondo me come ESA ci sta un sacco. Ecco, vi ripeto, questo Omega lo vedo più come un non sono indispensabile, ma se vuoi puoi giocarmi e se mi giochi sono buono. Quindi questo è un attimino quello che penso di questo Omega. Non è quell'ESA che brecca rispetto agli altri, non è quell'ESA che è indispensabile, è quell'ESA che è carino da giocare. E vi ripeto, però è un ESA che rientra in un team che di base ha tanti cambi, ha tante opzioni, ha tanto di tutto, ed è un casino farcelo rientrare. Anche se vi ripeto, ci sta un casino, perché è veramente, veramente buono come ESA adesso. Prima di concludere il video, ragazzi, volevo farvi vedere un attimino cosa che potete ritrovare anche, credo su Instagram, perché penso ve l'avrò già postato, ma anche sul mio gruppo Telegram, diciamo lo sfondo che hanno messo, che ha messo la pagina di Dokkan ufficiale su Twitter, riguardante la campagna, per così dire, la campagna di mi piace, adesso non ricordo, tra una collab, per così dire, molto fast, collab su Twitter, credo, tra Dokkan e Legends, ragazzi. Allora, questo è lo sfondo, magari lo avete già visto sicuramente nel gruppo Telegram, il mio, ma anche in altri, nei gruppi news, su Instagram, su Twitter, l'avete già visto, è uno sfondo per smartphone. Ora, io lo faccio vedere perché l'ho messo come sfondo, per farvi vedere effettivamente che cagata di sfondo è, perché adesso lo faccio vedere, non so se si vede a schermo, ma credo che lo vedete bene, nel senso,
è uno sfondo, diciamoci la verità. Tra una campagna tra Dokkan e Legends mi aspettavo molto di più. Mi aspettavo un personaggio di Dokkan su Legends, un personaggio di Legends su Dokkan. Nuovo ovviamente, nuovo, con le stesse animazioni, proprio figo. E questo non è successo, quindi mi hanno messo uno sfondo che, vi dico la verità, facevo meglio io in 3 minuti, ve lo facevo più bello. Hanno preso le artwork, le carte in HD di Goku, di Legends, Vegeta, di Legends, il logo di Legends con la luce dietro, il logo di Dokkan con una luce dietro, un fulmine blu nel mezzo, e questo è lo sfondo. E questa è stata la campagna Twitter tra Dokkan e Legends. Secondo me c'è qualche problema di base. Comunque ragazzi, per questo video un po' corto è tutto, anche perché vi ripeto, l'ESA uscirà il 7, quindi entrambi gli ESA usciranno il 7. Oggi è il 5, quindi non ci stiamo più di tanto a bacare la testa sul tutto. Comunque vi ripeto, nel complesso Omega Sharon è diventato veramente carino. Baffa, debaffa. Sì, attacco e difesa, attacco con la passiva e difesa con la tua special. Si buffa per se stesso di un 80% che lo rende buono sia in attacco che in difesa, non eccelso in nessuno dei due casi. Beerus è secondo me l'ESA, che vabbè è il classico ESA che potevano benissimo risparmiarsi, secondo me. È quell'ESA che, ehi, lo facciamo ad ESA, lo gioco il giorno stesso che esce e poi lo metti nel box, basta. Perché purtroppo, vi ripeto, quello che penso di questo Beerus è che era lasciato là a morire a suo tempo. Con questo ESA è un po' migliorato, ma rimane quel virus là. Secondo me poi magari vuoi in game e cambio totalmente idea. Però pre-test vi dico questo. Comunque ragazzuoli, per questo video è tutto da me. E lo sfondo bellissimo troll di Dragon Ball Legends e Dokkan Battle è tutto. Vi ricordo ovviamente di lasciare subitissimo un bel like, 300 like minimo per questo video. Tutti i video precedenti a questo, qua sopra delle schede, tutti i link come al solito qua sotto in descrizione, Twitch, Instagram, Omega Stone. Vi ricordo ovviamente i gruppi Telegram di LV, di Dokkan e di Legends. Joinateli anche il mio gruppo Telegram e il mio canale Discord. E detto questo, e let's go boys! E ciao a tutti!